In attesa del posticipo dell'Enel Ariesi, la protagonista di giornata del campionato di Lega 2 è stata la Domotecnico Stuni, che per la seconda volta batte la Conad Bologna di coach Markowski e rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff. Partita brillante dei gialloblu, che soprattutto nelle prime due frazioni hanno messo sul parquet alcuni dei migliori momenti della stagione. L'attacco di Bologna, il quarto migliore del campionato, è stato contenuto senza grossi problemi, solo 8 punti nei primi 10 minuti e solo 26 dopo il secondo quarto, con gli uomini di coach Marcelletti che rifilano un incredibile più 17 agli ospiti. Nella ripresa la Conad si fa sotto, ma gli uomini dell'Assi prendono le giuste misure. Jurevicus e Rinaldi rispondono alla controffensiva avversaria, dando man forte ad un Aaron Johnson brillante. Spavaldo finisce 76-63 con una classifica che migliora sempre di più e con l'acquisita consapevolezza di potersela giocare in ogni situazione. E domani a Iesi tocca all'Enel, trasferta insidiosa con i marchigiani che proprio in casa hanno fatto vedere le loro cose migliori. Dopo le vittorie delle prime della classe, Buchi e i suoi uomini sono chiamati a rispondere a suon di canestri.